Pace e bene a tutti, bentornati. Oggi, 29 dicembre, ascoltiamo la storia di San Tommaso Becket. Accettò la morte per il nome di Gesù e per la Chiesa. Tommaso, uomo di potere, muore da servo di Cristo e martire, pur di non rinnegare la fede e di custodire la libertà della Chiesa Cattolica. Nato a Londra nel 1118 da una famiglia di origine normanna, Tommaso fin da giovane fu avviato alla carriera ecclesiastica. Nel 1154 diviene arcidiacono della diocesi di Canterbury e l'anno dopo il nuovo re d'Inghilterra, Enrico II, lo nomina cancelliere del regno. Tommaso è l'uomo più fidato del monarca, vive una vita agiata ma non manca di essere generoso verso i poveri e mostra una libertà interiore anche di fronte al sovrano, di cui diventa non solo consigliere ma pure amico fidato. La svolta nella vita di Tommaso Becket avviene nel 1161, quando accetta di diventare arcivescovo di Canterbury. Entra in contrasto con Enrico II quando quest'ultimo vuole limitare la libertà e l'indipendenza della Chiesa Cattolica in Inghilterra attraverso le Costituzioni di Clarendon. A Tommaso viene chiesto di firmare la carta per limitare le prerogative della Chiesa, ma trova un fiero oppositore nel neo arcivescovo di Canterbury. Tommaso viene quindi esiliato e dopo 6 anni lontano dalla sua patria torna nella sua diocesi accolto gioiosamente dai fedeli, ma avversato ancor più profondamente dal sovrano. Si racconta che un giorno Enrico II abbia esclamato che qualcuno lo liberasse da quello scomodo vescovo, un'esortazione presa alla lettera da 4 cavalieri che partirono da Londra alla volta di Canterbury. Tommaso Becket fu ucciso barbaramente a coltellate all'interno della sua cattedrale. È il 29 dicembre 1170. Si narra che alla domanda degli assassini «Dov'è Thomas, il traditore?», egli abbia risposto «Sono qui, ma non sono un traditore, bensì un vescovo e sacerdote di Dio». 3 anni dopo, il 21 febbraio del 1173, Papa Alessandro III sancisce il suo martirio elevandolo all'onore degli altari. La storia di San Tommaso è una di quelle storie di lotta ancora di potere. Il re Enrico II decide che la Chiesa deve sottostare ai voleri dell'impero per un motivo di ordine, ma anche eventualmente per un motivo di potere e di convenienza personale. Tommaso diviene il vescovo di Canterbury e non accetterà di firmare questo documento nel quale riconosceva dei poteri spirituali al sovrano. E ovviamente il sovrano non ci sta, inizia la persecuzione, inizia l'esilio, c'è un ritorno, ma comunque l'atmosfera è brutta, è pesante da portare avanti, fino a quando, forse per gioco o forse non lo sappiamo, ma comunque è stato preso sul serio, sfugge questa espressione al re che dice apertamente di voler essere liberato da quest'uomo che lo infastidisce. E qualcuno lo prende alla lettera. Questi cavalieri andranno nella cattedrale e uccideranno nella cattedrale San Tommaso. È una storia molto triste, ma anche una storia che ci dice di controllare le nostre parole, perché a volte abbiamo delle esternazioni di odio che hanno il loro effetto. Magari questa è una lezione da imparare oggi. Il potere della Chiesa, il potere dello Stato, abbiamo capito che devono seguire i loro percorsi, andare a braccetto, senza confondersi. La spiritualità ha un grande valore nelle società, ma sappiamo che anche lo Stato, noi diamo questo valore, la laicità dello Stato è anche da custodire, e forse così le cose funzionano meglio, anzi nei nostri periodi storici abbiamo visto che se c'è dialogo c'è anche una crescita molto proficua per la società stessa. Ma facciamo tanta attenzione a quando appunto parliamo e quando ci esprimiamo in maniera cattiva, perché qualcuno ascolta e le parole spesso hanno effetto. Quindi ci aiuti questo santo a capire veramente nella nostra vita dove c'è la spiritualità, dove c'è la legge, insomma questi legami molto particolari, ma soprattutto
ci aiuti a custodire la nostra lingua dalle parole cattive. San Tommaso, prega per noi.